Però dimmi un momento, dammi una battuta su Giuseppe Bond, perché mi sono molto appassionata alla spy story Giuseppe Bond. No, è che quando io lo dico per esperienza, non perché so delle segrete cose, dopo tanti anni di giornalismo e quindi di aver seguito scandali, pasticci vari, quando si mettono di mezzo i servizi segreti e scattano le guerre dentro i servizi segreti, sicuramente arriva la tempesta, sicuramente qualcuno si fa male. È quello che sta succedendo adesso. Perché quest'estate sono successe delle cose molto strane tra la politica, tra i vertici, non solo della politica, ma del governo, cioè tra lo stesso presidente Conte, che era ancora presidente del vecchio governo, premier del vecchio governo, i servizi segreti americani, parte dei servizi segreti italiani, che però qualcuno sapeva, qualcuno. Insomma, quando succedono queste cose e quando i politici si mettono a giocare a fare James Bond di 007, succedono sicuramente. Sicuramente pasticci, Scusa, anzi dimmi secondo un'ultima me i cosa, pasticci così poi sono già sento anche successi Romeo e gli e altri adesso. ospiti. Questa nomina di Volpi, di un leghista molto vicino a Salvini e a Giorgetti, a capo del Copasir, che segnale è? Che è Comitato Parlamentare dei È Servizi segnale Segreti? che sarà guerra, cioè il COPASI è il Comitato Parlamentare di Sorveglianza sui Servizi Segreti, per legge spetta all'opposizione, avendo la maggioranza e il controllo dei servizi segreti. Conte ha fatto di tutto per mettere a capo del COPASI un uomo non della Lega, non di Salvini, perché la resa dei conti è tra Salvini e Conte, no? Quindi hanno fatto di tutto per mettere a capo dei servizi di controllo delle persone più morbide nei confronti, e invece Salvini è riuscito a piazzare un suo uomo e quindi da oggi inizierà la vendetta, tremenda vendetta. Oh Gesù, va bene, sembra una spy story.